Terra e fuoco. Terra e fuoco. Fuoco. Le notizie in prima linea. Prima linea. Terra e fuoco. E allora, 12:35 minuti puntuali, noi diamo le ultime notizie per quanto riguarda le elezioni regionali in Calabria, anche se comunque abbiamo seguito fino alle 4 del mattino gli spogli elettorali, e dobbiamo tenere in considerazione che ancora non sono terminati in alcuni comuni. Infatti su 2420 sezioni calabresi, 2387 sono al momento chiuse, e quindi hanno anche poi trasmesso i dati al sito del Viminale. Inutile dire che insomma cambia poco: Iole Santelli è il presidente della regione Calabria, quindi il centrodestra vince con ampio margine sulla coalizione di centrosinistra di Pippo Callipo, che infatti ha raggiunto il 30,08%. Non ce la fa invece Francesca Aiello 7,31, il Movimento 5 Stelle, e Carlo Tanzi 7,18. Ma ora bisogna vedere insomma chi entrerà in consiglio regionale, e a noi interessa logicamente la circoscrizione nord, quella della provincia di Cosenza. Giusto per dare qualche dato, nella coalizione di centrodestra, bene Forza Italia, il primo partito, 12,43%, la Lega invece 12,26%, è il secondo partito in Calabria, e per quanto riguarda invece Fratelli d'Italia è il terzo, 10,81%, e poi viene la lista Iole Santelli, presidente, 8,53%, l'UDC 6,81%, Casa delle Libertà 6,43%. Invece per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra, il Partito Democratico è il primo partito della Calabria, 15,15%, con 115.829 voti. Poi Resti in Calabria con Pippo Callipo presidente si attesta al 7,84%, 6,17% invece Democratici Progressisti. Democratici Progressisti, per l'appunto ricordiamo, è la lista pro Oliverio, l'abbiamo battezzata così, quindi quella che si è formata dopo la scissione all'interno del Partito Democratico. Ma al di là delle analisi, poi avremo tempo anche per farle, dobbiamo tenere in considerazione, come detto, la circoscrizione nord, e anche qui per esempio nella circoscrizione nord, per esempio, il partito più votato è la Lega al momento, 11,96% rispetto invece a Forza Italia 11,81%. Tenete in considerazione però che mancano ancora 20 sezioni all'appello, infatti su 877 sezioni totali 858 hanno trasmesso i dati al Viminale. Andando ai candidati, ecco che poi dobbiamo per l'appunto anche qui vedere chi entrerà, chi non entrerà, insomma c'è un calcolo molto particolare, e gli stessi consiglieri, aspiranti consiglieri regionali, ancora stanno aspettando gli ultimi dati, quindi non c'è nulla di definitivo. Certamente, andando a vedere le preferenze, Pietro Molinaro per la Lega
ha raccolto ben 5.172 preferenze, Luigi Novello 4.958, Luigi Novello di San Lucido. E invece Forza Italia per esempio vede Gianluca Gallo in testa con 11.192 preferenze, Antonio De Caprio 3.651 preferenze. Ora, proprio qui alcuni ci facevano notare, è possibile che possa scattare anche il secondo seggio o per la Lega o per Forza Italia. Questo vorrebbe dire, parliamo della circoscrizione nord, e questo vorrebbe dire che se così dovesse essere, della Lega entrerebbero Novello e Molinaro. Invece, se dovesse scattare il secondo seggio per Forza Italia, ce la dovrebbe fare Antonio De Caprio. Questa è la situazione. Andando invece alla lista, Iole Santelli presidente, non ce la fa Barbara Mele, il sindaco di San Nicola Arcella. Infatti Barbara Mele si ferma comunque a 2.252 preferenze, anche se qualcosa potrebbe ancora guadagnarlo, ma non saranno preferenze utili poi per entrare in consiglio regionale. Ebbene, anche l'ex sindaco di Belvedere Marittimo, per quanto riguarda la lista di Fratelli d'Italia, Enrico Granata, con 659 voti. Bene anche Enrico De Caro, 6.844 preferenze. De Caro ha pescato molto anche sull'Alto Tirreno Cosentino. Invece il pezzo da 90, per così dire, di Fratelli d'Italia è invece stato Luca Morrone con 7.555 preferenze. Andiamo invece a vedere che cosa è successo nell'UDC. Il candidato di IDM, Rosalbino Cerra, è quello che poi porta avanti la lista dell'UDC, 3.861 preferenze, che non sono poche, e addirittura potrebbe essere uno, infatti, dei nomi, già dei grandi nomi che invece non ce la faranno ad entrare in consiglio regionale, e Giuseppe Graziano, che si ferma invece sempre per la lista UDC a 3.257 voti. Bene anche Antonio Arci di Belvedere Marittimo, meglio conosciuto come Maurizio Arci, con 2.176 voti, una soddisfazione di sicuro personale, ma comunque non riuscirà ad entrare all'interno del consiglio regionale. Per quanto riguarda invece Pino Gentile, che è stato insomma attaccato su più fronti, Pino Gentile anche questa volta fa il pieno di preferenze per la Casa delle Libertà con 7.613 voti. E dovete tenere in considerazione che la Casa della Libertà si ferma a 4,55% come lista all'interno della circoscrizione nord, quindi vuol dire che la maggior parte di questo risultato lo si deve solo a Pino Gentile. Andiamo invece nella lista di centro-sinistra, dove nella circoscrizione nord il PD per l'appunto vede la supremazia di Domenico Bevacqua, di Mimmo Bevacqua, anche lui consigliere regionale uscente, con la bellezza di 7.109 preferenze. Carlo Guccione 6.038, quindi 6.038 preferenze. Giuseppe Giudice Andrea invece 4.462. E anche qui
dobbiamo tenere in considerazione che per la circoscrizione nord dovrebbero entrare 9 consiglieri, 6 di maggioranza, 3 della minoranza. Ci sono dei calcoli molto particolari, ma sono in maniera molto indicativa 6 liste di centrodestra, della coalizione di centrodestra, quindi ognuna di queste liste porterebbe un consigliere di maggioranza, in minoranza invece andrebbe la coalizione di Pippo Callipo, quindi 3 liste ci sono nella circoscrizione nord, 3 liste quindi esprimerebbero un candidato ciascuno. Se così dovesse essere, vuol dire che un altro che uscirebbe dal consiglio regionale, dal nuovo consiglio regionale, sarebbe Carlo, sarebbe Carlo Guccione, 6.038 preferenze, invece entrerebbe Domenico Bevacqua. Utilizziamo però il condizionale, perché tutto può cambiare. Invece, per quanto riguarda la lista collegata proprio al presidente Pippo Callipo, Graziano Di Natale, di Io Resto in Calabria, fa il botto di preferenze, 4.697 preferenze, e potrebbe essere un altro consigliere eletto. Però se la sta vedendo, e qui siamo veramente testa a testa, ecco perché bisogna aspettare i dati finali. Mancano 74 sezioni da scrutinare nella circoscrizione nord, nella provincia di Cosenza, e dicevo, se la sta vedendo con Francesco Mundo, 4.375 preferenze, quindi c'è uno scarto di poco più di 300 preferenze al momento a favore di Graziano Di Natale. Bene anche Nuovina Scorza, dopotutto nella circoscrizione nord prende 1392 preferenze, non è un dato da sottovalutare. Invece in Democratici Progressisti Giuseppe Aieta anche qui recupera, o meglio riesce a raccogliere comunque 7146 preferenze, quindi è un ottimo risultato personale, ma da tenere in considerazione che addirittura Aieta supera, anzi quasi raddoppia per il numero di preferenze, Luigi Guglielmelli, ex segretario del partito del PD Cosenza, quindi tenete in considerazione che davvero è una vittoria di misura, che va a cambiare, e non poco, anche gli equilibri interni di quel che resta della frangia pro Oliverio del PD. Andando invece nei particolari, perché anche questi sono dati molto importanti da tenere in considerazione, prendiamo il caso di Praia a Mare e Tortora. Andiamo a vedere subito tramite proprio la nostra app, e se teniamo in considerazione che sia a Tortora e sia a Praia a Mare il partito più votato è stato la Lega, quindi la Lega Calabria ha vinto e ha raggiungendo, superando addirittura il 12% dei consensi. Bene comunque i candidati locali, adesso infatti andiamo subito a leggere il dato di Praia a Mare, eccolo qui. Andiamo a leggere subito il dato di Praia a Mare. Ecco, per quanto riguarda per esempio la Lega Salvini Calabria, 12,62%
il 12,62% ha scelto la Lega, 323 voti, insomma, praia a mare. Giorgia Meloni invece, Fratelli d'Italia, 263 voti. Se andiamo a vedere per esempio Barbara Mele di Barbara Mele della lista Iole Santelli presidente, ha recuperato a Praia a Mare ben 174 consensi, quindi non poco. Per quanto riguarda invece la locale Norina Scorza, quindi 576 voti a Praia a Mare, 41 invece Graziano Di Natale. Per quanto riguarda la lista, io resto in Calabria. Andiamo invece a Tortora, andiamo a vedere anche qui a Tortora la Lega è il primo partito con quasi il 15%, anzi ha superato la soglia del 15%, a Tortora 15,02% di voti, 320 voti totali, perché l'affluenza è stata bassissima, poi questo è anche un altro dato che merita più di una considerazione. L'intera Calabria, nella Calabria soltanto il 44% ha deciso di andare alle urne. Andando ai candidati locali, Barbara Mele a Tortora ha comunque raccolto 160 consensi ed è stata la più votata per quanto riguarda la lista Iole Santelli presidente, Carlo Cesario invece 40. Per quanto riguarda invece il centro sinistra, andiamo a vedere proprio, io resto in Calabria a il 20%, più del 20% dei consensi, e Norina Scorza anche ha raccolto ben 282 preferenze, Graziano Di Natale invece 42. Questi sono i dati, ripetiamo, ancora manca qualche sezione e mancano proprio le sezioni dei comuni più importanti, perché le notizie che abbiamo raccolto è sempre la zona Corigliano-Rossano che ancora deve comunque trasmettere i dati definitivi al Viminale, e questi dati saranno importantissimi proprio per quanto riguarda poi per capire come invece bisognerà come si formerà il prossimo consiglio regionale. Noi aggiorneremo di nuovo i dati, perché poi per quell'ora dovremmo avere i dati definitivi e speriamo anche notizie certe su chi è entrato, soprattutto della circoscrizione nord, perché ancora una volta, come noi avevamo pronosticato anche con Walter Nocito, con il sistema di voto e anche con la frammentazione del voto che si è creata e la bassa affluenza che già si prevedeva, noi davvero avevamo detto vinceranno ancora una volta i professionisti della politica. I professionisti della politica sono per l'appunto da Paola in giù, ed infatti questo si sta verificando, quindi l'Alto Tirreno Cosentino sarà completamente isolato e non avrà un suo rappresentante. Ciò non vuol dire che ora chi invece ha sostenuto candidati anche del Cosentino, e chi ha sostenuto comunque anche con forza questi candidati, e parliamo di alcuni comunque politici locali, devono far sentire ancora di più la loro voce, perché al momento, come detto, non abbiamo rappresentanti dell'Alto Tirreno Cosentino.